Salve, benvenuti a questa video lezione sulla modellazione di una matita. Abbiamo aperto il nostro file in millimetri grande in modo da avere la tolleranza su 0,01. Lavoriamo nella vista prospettica. Creiamo da prima un poligono, quindi andiamo a cercare lo strumento poligono, numero di lati 6, il centro del poligono sarà 0, invio, il corner del poligono ci chiede di stabilire il raggio del cerchio che iscrive il poligono. Questo raggio è uguale al lato, qui il lato sarà 4. Accendiamo l'opzione orto, verifichiamo che gli snap siano accesi da end a quad compresi e poi lungo l'asse dell'X andiamo a posizionare il nostro cursore, digitiamo 4 da tastiera, invio, e confermiamo con il tasto sinistro per la direzione delle X. A questo punto la forma generale della nostra matita è già stabilita. Di solito in Rhino si fanno i fillet dopo aver modellato l'oggetto, ma in questo caso preferiamo fare il fillet subito sulla base, così da ottenere in estrusione non una polisuperficie, ma una superficie, che ci permetterà poi di fare l'offset in maniera molto semplice, ottenendo un solido chiuso. Anche per una forma vedremo abbastanza complessa. Quindi andiamo dallo strumento curve, fillet corners. L'oggetto da filettare è questo, invio. Il raggio della filettatura sarà 0,5 o semplicemente 0,5 da tastiera, invio. Con un solo comando abbiamo realizzato il fillet su tutti i vertici. Selezioniamo ora il nostro oggetto per andare a fare un'estrusione della curva lineare. Nelle opzioni della barra dei comandi andremo a digitare due lati no, solido no, la direzione di default quando la forma di partenza è piana è ortogonale alla forma di partenza, quindi la direzione è quella che a noi va già bene. La distanza di estrusione sarà 2500, no scusate, 250, mi sbagliavo, in modo da avere una matita di 25 cm. Invio. Ora settiamo la visibilità su ghosted, quindi semitrasparente, e andiamo a ricercare con lo zoom extend tutta la forma che abbiamo creato. Noi avremo bisogno di due forme uguali, vedete questa è una superficie, quando vado nelle proprietà dell'oggetto, Open Extrusion, Details, e ci dice che questa è una estrusione superficie semplice. Chiudiamo. Dunque, dicevo, abbiamo bisogno di due oggetti simili. Uno verrà chiuso per realizzare la parte in legno, l'altro verrà fatto un offset solido per realizzare lo spessore della parte colorata. Quindi da superfici, offset, prima andiamo a creare la copia, scusate, trasforma copia sul posto, quindi ora ne abbiamo due di oggetti, uno dei quali è selezionato. Se deseleziono e riseleziono, vediamo che lui mi dà due opzioni, quindi ho due oggetti coincidenti. Ne seleziono quindi uno. Da superfici vado a fare l'offset della superficie. Le frecce sono rivolte verso l'esterno, quindi io faccio l'offset esternamente. Accendo l'opzione solido sì, mentre lo spessore dell'estrusione sarà di 0, punto, quindi soltanto punto da tastiera, 0,5 mm, invio. Quindi una misura molto molto piccola, invio un'altra volta e andiamo a vedere l'effetto dell'estrusione che abbiamo fatto. Quindi è un solido, andiamo a selezionarlo,
polisuperficie chiusa dalle proprietà dell'oggetto. Selezioniamo ora l'altra superficie che avevamo, l'altra estrusione che abbiamo fatto all'inizio, e per chiuderla nei due lati aperti andiamo da solidi, chiudi fuori piani. Andiamo a vedere nella riga dei comandi, la riga superiore, create due chiusure e il risultato è una polisuperficie chiusa. Ora selezioniamo entrambi i nostri oggetti e li nascondiamo. Possiamo ricercare il nostro esagono di base col solito comando zoom extend e qui andiamo a fare un cerchio, una circonferenza di centro 0, invio, dove il diametro della circonferenza è 2.5. Ora ho due possibilità, o vado a insistere su diametro e poi digito 2.5, oppure se voglio lasciare raggio, o me lo calcolo la metà di 2.5, oppure digito 2.5 slash 2, invio. Ecco, questo è un diametro di 2.5, o raggio 2.5 diviso 2. Ora, con questa forma di partenza, sarà la forma che noi utilizzeremo per realizzare la parte in grafite, dobbiamo dapprima creare un solido per essere in grado di bucare la parte interna, quindi la parte in legno della nostra matita. Realizziamo quindi un'altra estrusione, estrudi curva lineare, questa volta però andiamo a settare diversamente i nostri dati. Solido sì, due lati sì. Perché facciamo questo? Perché abbiamo bisogno di realizzare una parte interna che sia maggiore rispetto alla lunghezza della parte in legno. Altrimenti, se dessimo il comando 250 solido sì, due lati no, otterremo la forma della nostra grafite, ma rischiamo, quando andremo a fare la differenza booleana tra il solido in legno e la parte interna, che il software non riesca a riconoscere chi è che taglia che cosa. Viene vista la coincidenza delle superfici di chiusura in alto e in basso. Quindi si realizza un solido più grande, lo possiamo fare a 300 di lunghezza, invio, di nuovo zoom extend per vedere tutto l'oggetto e ora facciamo vedere le parti nascoste. Facciamo ora uno zoom da finestra per evidenziare solo la parte che dobbiamo andare a visualizzare per fare l'operazione booleana di differenza, e da solidi accendiamo differenza. Primo set di superficie o polisuperficie da cui sottrarre una parte, ed è la parte in legno, lo clicco sull'isocurva, invio. L'invio lo potete dare anche da tasto destro del mouse. Il comando ora vi chiede di selezionare l'oggetto di taglio, diciamo, quello che verrà sottratto al cilindro. Selezioniamo questa parte, delete input yes, non ci serve mantenere questa parte qui, invio. E così abbiamo selezionato e abbiamo realizzato la nostra parte in legno con il foro centrale. Ora non ci rimane che tornare in prossimità della nostra base e andare a creare dalla curva un'altra estrusione, estrudi curva lineare, questa volta due lati no, solido sì, lunghezza di distanza di estrusione 250, invio. Diamo zoom extend, poi ruotiamo la nostra immagine e andiamo a vedere con zoom window la parte superiore. Se volessimo evidenziare in colori diversi, potremmo dare un display color blu alla parte centrale, ad esempio, e a quella esterna, che avranno in realtà lo stesso colore in fase di renderizzazione. Bene, la nostra matita è pronta, dobbiamo andare a inserire nella vista frontale
le parti incise di scrittura sul corpo della matita. Per fare questo usiamo il comando di Rhino Text Object. Utilizzate un font che sia abbastanza pieno. Io di solito utilizzo l'Arial, ma non è obbligatorio. Arial, bold, vado a scrivere tutto in maiuscolo, quindi attivo le maiuscole e vado a digitare un testo che andrà posizionato sulle nostre matite. Bene, lo realizzo come solidi, raggruppa gli oggetti, l'altezza del testo sarà pari a 3 mm, che è più o meno lo spazio libero che abbiamo. Lo spessore sarà uguale a 1. Bene, diamo l'ok. Dove andiamo a posizionare il testo? Il testo lo possiamo andare a posizionare in un punto qualsiasi del nostro schermo. Dopodiché andremo a ruotare il testo selezionandolo, comando ruota, orto e acceso, clic in un punto qualsiasi, prima direzione, seconda direzione. Ora sono in grado di spostare il mio oggetto testo, sempre lavorando esternamente alla matita, fino a posizionarlo all'altezza desiderata e più o meno centrato nella matita stessa. Poi andiamo a ingrandire, verifichiamo il tutto in Ghosted Viewport, cerchiamo di centrare il testo rispetto alle nostre isocurve. Per fare questo è meglio modificare il colore di visualizzazione di tutti gli oggetti e lo portiamo by layer, quindi tutti saranno nel colore grigio di default. Questa è la parte del testo scritto, andiamo a spostarlo lavorando all'esterno fino a metterlo nella parte centrale del nostro oggetto matita. Bene, ora lo andiamo a verificare nella vista superiore. Ovviamente qui non è la sua posizione definitiva, lo spostiamo da prima verso l'esterno, poi andiamo a vedere da vicino e lo rispostiamo, quindi tasto destro per aprire l'ultimo comando, in modo tale da portarlo all'interno dello spessore della nostra parte di vernice. Ora possiamo realizzare una differenza booleana. Primo set di superfici, invio. Secondo set di superfici, invio. E abbiamo realizzato il testo inciso all'interno della matita. Bene. Vediamo ora di estrarre i fondi di queste lettere, ai quali assegneremo poi un altro colore. Quindi il comando è estrai superfici, tasto destro del mouse, andiamo a cliccare sulle superfici di fondo, portatevi sempre nella visualizzazione migliore dell'oggetto, quindi avvicinandovi il più possibile. Qui abbiamo una selezione multipla, andiamo a vedere se c'è anche l'oggetto che ci interessa. Cercate di lavorare sempre andando a prendere le maniglie costituite dalla ISO curve degli oggetti di fondo, delle superfici quindi. Bene, confermiamo tasto destro una volta per chiudere il comando. Gli oggetti sono ancora selezionati, approfittiamo per andare in Edit Groups Group. Quindi abbiamo raggruppato gli oggetti selezionati, portandoli ora su un altro livello. Nelle proprietà dell'oggetto andiamo a cercare livello di appartenenza, lo mettiamo sul livello viola. Questo livello, nel gestore dei livelli, andrà chiamato Letters. Poi selezioniamo questo livello. Ora stiamo lavorando su questo livello qui, riportiamoci come default, come livello attivo,
e spegniamo il livello Letters. Selezioniamo la parte in legno, questa bucata, e anche questa l'andremo a mettere nelle proprietà su un altro livello, livello blu. A quel punto chiamiamo il livello blu legno . Riportiamoci col segno di spunta sul default e spegniamo il livello legno. Selezioniamo ora tutte le parti che abbiamo, quindi dovremo avere delle parti interne alle singole lettere, più la parte esterna, più la parte di grafite centrale. Selezioniamo quindi tutto, meno le curve di partenza. Per fare questo, andiamo prima a selezionare tutte le curve, soltanto due ovviamente, e nelle proprietà cambiamo il livello di appartenenza andando a metterle sul livello rosso, che avremo poi cura di spegnere. Possiamo anche non nominare il livello, in quanto il primo livello, quello rosso, lo dedicheremo sempre in tutti gli esercizi per posizionare le curve. Un'altra operazione molto utile da fare è quella di selezionare tutti questi oggetti, che qui possono essere diversi perché ci sono le parti interne delle lettere che possono restare isolate una volta levate le superfici di fondo, e le andiamo a raggruppare. Gruppi, raggruppa, anche perché tutti questi oggetti avranno poi lo stesso colore in fase di renderizzazione. Bene, possiamo ora andare ad accendere i livelli Letters, legno, lasciamo spento solo il livello delle curve e andiamo a pensare di realizzare ora il nostro tempera matite. Vista frontale, ci portiamo in prossimità della parte bassa della matita, realizziamo una singola linea. Linea. Inizio della linea, punto 0, invio. Angolo della linea, andremo a digitare angolo, quel simbolo che c'è tra lo Shift e il tasto Z da tastiera, questo che vedete ora nella barra dei comandi, 75, invio. 75 sono i gradi, dal grado 0 che è sull'asse delle X, fino all'inclinazione che noi intendiamo ottenere, quindi quest'angolo in senso antiorario, che è il senso positivo di Rhino, questo sarà l'angolo di 75 gradi. La lunghezza del nostro tempera matite non è importante, l'importante è che sia più grande della matita stessa, quindi clicchiamo qui con il sinistro. Ora possiamo con una finestra di selezione nascondere tutti gli altri oggetti, specchiare la nostra linea, comando specchia, rispetto al punto 0, invio, l'orto è acceso, quindi mi porto in prossimità dell'asse verticale, clic sinistro per confermare. Ora faremo un fillet nella parte bassa, curve, fillet curve, il raggio lo impostiamo a 0,5, quindi punto 5, invio, verifichiamo nelle opzioni trim yes, join yes, e poi selezioniamo in prossimità della fine delle due curve per ottenere la forma della sezione del nostro tempera matite. Il prossimo comando sarà quello di trasformare questa semplice policurva in una superficie. Quindi superficie, rivoluzione, revolve, selezionare le curve per la rivoluzione, invio, partenza dell'asse di rivoluzione 0, invio, la fine dell'asse di rivoluzione sarà un punto qualsiasi lungo l'asse delle Z, quindi mi porto in prossimità dell'asse delle Z, clic sinistro. Per fare una superficie conica vado a selezionare semplicemente Full Circle e ho ottenuto la mia superficie di taglio. Andiamo ora nella vista prospettica, riaccendiamo gli oggetti nascosti,
eventualmente selezioniamo le curve che non ci servono più e le andiamo a mettere sul livello rosso, così da spegnerle dalla vista, e siamo pronti per realizzare la punta della nostra matita. Questo sarà il nostro oggetto di taglio. Verifichiamo, prima di compiere l'operazione, che la direzione di questo oggetto sia precisa. Quindi analizza, direzione, e mi porto ora nella direzione appropriata. Qual è la direzione appropriata? Frecce guardano dentro, l'oggetto taglia la parte esterna, quindi la superficie ha il lato tagliente verso l'esterno, ed è quello che io, di cui io ho bisogno. Quindi vado a confermare con un clic destro, è soltanto quindi una verifica in questo caso, perché se le frecce fossero state all'esterno, allora ho bisogno di invertire il senso delle frecce. Se sono già all'interno, semplicemente confermo. Quindi freccia all'interno, la superficie taglierà la parte esterna. Non eseguo un taglio con questa superficie, bensì una differenza booleana, usando questo come oggetto di taglio. Solidi, differenza, selezionare gli oggetti da cui sottrarre poi la nostra superficie, quindi con una finestra seleziono tutta la matita, invio, seleziono la superficie di taglio, invio. E con un comando abbiamo ottenuto la parte finale della nostra matita. Bene, prima di procedere oltre, volevo farvi vedere dove dobbiamo arrivare come modellazione finale, come renderizzazione. Andiamo a cercare quindi il nostro file già realizzato in passato e vi faccio vedere quello che sarà un rendering a cui noi dovremo avvicinarci il più possibile. Vedete, nella renderizzazione io non ho renderizzato un unico oggetto, ma ne ho messi 6. Perché? Perché è un oggetto che ha una misura prevalente rispetto alle altre e quindi è conveniente nel rendering cercare di riempire la finestra ponendo più oggetti. Noi ne abbiamo uno, andremo a fare una serie. Poi imposteremo i materiali, la nostra scena, le luci e poi procederemo al rendering finale. Vista prospettica, zoom extend, questa è la nostra matita. Andiamo ora a ruotare la matita per portarla sul piano orizzontale. Vista destra, selezioniamo tutta la matita. Comando ruota, copia no, non abbiamo bisogno di copiarla, il centro sarà il punto 0, quindi centro 0, invio, l'angolo di rotazione lo portiamo giù. Vedete che lui non mi compie un angolo di 90 gradi, bensì in senso antiorario 270. Clicchiamo in prossimità dell'asse delle Y e questa è la matita appoggiata in direzione orizzontale, diciamo, non è sul piano di riferimento orizzontale perché lo vedete ancora incassata nel piano, è sotto rispetto al punto zero. Vediamola in vista frontale, sicuramente andrà alzata, quindi la selezioniamo, muovi. Però volevo prima di muovere la matita, scusate, usciamo dal comando, il comando è aperto, per uscire dal comando digito da tastiera escape. Volevo ora andare a verificare su quale lato abbiamo posizionato la parte scritta. Qui non vedo segni, qui nemmeno. Andiamo a vedere nella parte alta, eccola qui, nella parte alta, vedete, questi sono i segni della parte scritta. Io ovviamente non voglio la parte scritta verso l'alto, ma la voglio inclinata in questa direzione qui. Quindi voglio che abbia quest'angolo.
Quindi seleziono tutti gli oggetti, ruotiamo prima la matita rispetto al punto 0, invio, proviamo 60 gradi, invio. 60 gradi, quindi ora le nostre scritte sono arrivate in questo settore qui, lo vedete com'è più complessa questa parte rispetto a queste che sono lineari, dove non ci sono le parti scritte. Bene, ora possiamo accertarci di aver selezionato tutto, spostare la nostra matita verso l'alto. Fino a quando? Intanto possiamo metterla molto più in alto del punto 0, poi tasto destro, di nuovo la rispostiamo con orto selezionato, in modo tale da averla a una distanza molto piccola ma non coincidente al piano 0, dove andremo a mettere un piano di appoggio e quindi vogliamo evitare di avere due piani coincidenti per facilitare la renderizzazione dell'oggetto. Facciamo ora una serie di questa matita, trasforma serie lineare, numero di oggetti 6 compreso l'originale, invio, primo punto di riferimento può essere il punto 0, invio, ci chiede probabilmente di digitarlo, quindi andiamo a posizionarlo con il mouse a sinistro, ma possiamo metterlo in un punto qualsiasi, va bene? Secondo punto di riferimento lo possiamo spostare a una distanza di 8,3 mm. Invio. Se ci va bene questo valore, tasto sinistro e abbiamo realizzato la serie lineare. L'ultima di queste matite, andiamo a selezionare, la spostiamo verso l'alto. La spostiamo a sinistra, vedete io sto agendo sempre da fuori per evitare di fare lo snap su qualche altro punto notevole. La porto più o meno nel mezzo, verifico la distanza, non devono essere coincidenti i due oggetti ma si devono avvicinare, quindi lascio un piccolo spazio tra i due, sempre per un problema di rendering. Poi vado a selezionare quest'ultima matita che ho fatto, cambio la vista, la guardo nella vista superiore, la vado a cercare col zoom extend e la vado a ruotare. Ruotare in un punto qualsiasi, da un punto qualsiasi, levo lo snap orto e procedo a una rotazione di questo genere. Guardo nella vista prospettica. Mi vado a posizionare in modo da vedere i miei oggetti come vorrei vederli nel rendering. Vediamo dove abbiamo le parti scritte. Le parti scritte, non so come mai purtroppo, però le abbiamo, lo vedete, non nella parte alta dove volevo, andiamo alla vista frontale a verificare, ma sono nella parte bassa. Non so come mai, andiamo a vedere cosa è successo. Selezioniamo la parte esterna, qui mi dice che dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo a vedere la vista prospettica. Eccolo, bene. E sono orientate in questo modo qui. Sono orientate in questo modo qua. Quindi va tutto bene, devo solo cercare ora una vista, vedete però le scritte sono alla rovescia, quindi non sono contento di questo. Non sono contento di questo perché ovviamente il mio cliente che mi ha chiesto questo rendering non sarà senz'altro felice di vedere il proprio logo al contrario. Quindi torno indietro. Torno indietro fino alla rotazione dell'oggetto. Bene. Ora lo portiamo nella parte alta. Torniamo nella vista frontale. E lo andremo a ruotare sempre dal punto 0 di 60 gradi.
però in questo caso, scusate, torno indietro, andremo a ruotare dal punto 0 in bio, non di 60 gradi, ma di meno 60 gradi, meno 60 in bio, in modo da averle scritte in questo lato. Andiamo a verificare prima nella vista prospettica. Bene, ora guardandolo da questa parte, vedete le lettere sono nella posizione giusta. Quindi le vedo orientate in maniera corretta. Torno nella vista frontale, vi ricordate quello che abbiamo fatto prima? Abbiamo selezionato l'oggetto, l'abbiamo spostato in modo da portarlo con orto acceso sopra il punto 0, lasciando uno spazio minimo. Poi siamo andati a fare la serie, trasforma serie lineare, numero di oggetti 6, invio. Primo punto di riferimento, prendiamo un punto all'esterno e come misura lasciamo una misura di 8.3. Bene, diamo la conferma col tasto sinistro e questa è la nostra serie. Selezioniamo l'ultima matita, la spostiamo verso l'alto, la spostiamo centralmente, non è ancora sufficiente il valore lungo Z, quindi la risposto ancora fino a metterla leggermente staccata dalle altre matite, lascio un piccolo spessore, vado nella vista superiore e riprocediamo quindi alla rotazione intorno a un punto qualsiasi, levo lo snap orto, questa volta la vado a orientare da questa parte. Vediamo nella vista prospettica, cerchiamo la vista migliore per avere il nostro lettering in vista e per riempire con le nostre matite la nostra finestra di lavoro. O, se vogliamo, possiamo selezionare questa, spostarla leggermente in avanti. Andiamo a posizionarla dove ci sembra meglio per il rendering. Possiamo anche ruotarla leggermente rispetto a un punto qualsiasi per evitare una rotazione eccessiva. Ecco. Trovata la posizione che vi piace di più, possiamo procedere con la renderizzazione. Quindi questa sarà la nostra vista. Preferisco spostarla ancora un attimino, scusate perché non sono molto convinto ancora. Ecco, bene. Cerchiamo la vista che più ci piace per il rendering. Una volta trovata la posizione esatta, andiamo a salvare questa vista. Per salvare la vista, se non avete ancora nelle barre laterali questo elemento che vado a chiudere, lo andiamo a posizionare l'elemento name view, quindi viste col nome. Tasto destro nella parte libera e andiamo a selezionare name views. La vista è quella che vogliamo, salviamo questa vista. La chiamiamo camera 1, diamo l'ok e questa vista viene salvata. Ora possiamo muoverci, trovare, anche andare a perdere il nostro oggetto completamente. Per andare a ritrovare la vista che avevamo prima, basta cliccare due volte su camera 1 e lui ci va a riproporre la vista desiderata per il rendering. Ne possiamo salvare diverse, possiamo fare anche un'altra vista molto più estrema come questa, per esempio, cercare di posizionarci esattamente orientati con l'asse delle Y, per cui possiamo andare dalle proprietà della vista, la posizione della nostra camera rispetto al punto 0 come punto di presa e rispetto al punto 0 come punto di target. Questo ci permetterà, una volta dato l'ok, di posizionarci esattamente in asse con la prima matita e quindi queste saranno tutte allineate col bordo inferiore del nostro fotogramma. Procediamo a un altro salvataggio
qui la chiamiamo camera 2, invio, e così abbiamo due viste selezionate che ci permettono, per esempio nella presentazione a un cliente, di avere già delle viste preselezionate del nostro insieme. Bene, fatto questo, andiamo a disegnare ora un piano di appoggio per questi oggetti. Quindi attivo piano rettangolare vertice vertice, parto con l'opzione centro, sarà il nostro punto 0, invio, realizzo un piano abbastanza grande da poter comprendere le nostre viste, i nostri oggetti e anche il background in queste immagini qui. Diamo ora nelle proprietà dell'oggetto un colore di visualizzazione diverso, provvisorio, al nostro piano, in modo tale che nelle viste possiamo andare a verificare se il piano copre tutto il nostro fotogramma. Bene? Non esagerate, non fatelo molto grande. Qui vedete siamo proprio al limite, quindi forse bisognerà spostarlo leggermente. Lo spostiamo leggermente verso l'alto. Bene, in modo da coprire, spostiamolo ancora un po' di più, vediamo col comando orto, forse ancora meglio, abbiamo coperto con il nostro fotogramma, col nostro piano, scusate, tutto il fotogramma. Quindi per ricapitolare abbiamo realizzato il piano di fondo, abbiamo modellato le nostre matite, abbiamo scelto la vista per il render, dobbiamo procedere quindi ora alla renderizzazione vera e propria, andando ad assegnare i materiali alle matite e poi a settare le luci di V-Ray. Accendiamo quindi V-Ray, accertatevi che sia il motore di rendering selezionato, quindi andiamo su render, rendering corrente. Lui ha il motore di rendering di Rhino e poi V-Ray col segno di spunta. Vuol dire che V-Ray è il rendering attivo. Accendiamo le opzioni. Andiamo a caricare un setting già realizzato. L'abbiamo già realizzato in precedenza. Medium Resolution Small Objects. Oppure potete accendere un Irradiance Map Medium Resolution. Poi diamo un'occhiata comunque a questi settaggi, così li potete riprendere. Global Switches, il batch render è acceso perché non sto facendo un render in real time, l'oggetto è molto semplice, quindi non c'è bisogno di utilizzare il real time che vedremo più avanti. Controllate gli altri valori. Le hidden lights io preferisco tenerle spente, in quanto se nascondo una luce non voglio che venga renderizzata lo stesso. System, nel system c'è forse qualche dato da cambiare, non accendiamo il distributed rendering, necessario soltanto quando si lavora con il real time. Per quanto riguarda la camera, non utilizzeremo la physical camera, quindi non utilizzeremo la camera come se fosse una vera e propria macchina fotografica, settando l'apertura del diaframma, la sensibilità del film, il tempo di ripresa, quindi questo corrisponde, eccolo qui, shutter speed, questo corrisponde a un trentesimo di secondo, eccetera. Lasciamo tutto spento. Così come lasciamo spenti in questo esercizio un'altra possibilità molto interessante, che è la profondità di campo. Accendendo la profondità di campo, lui calcola più o meno la media degli oggetti rappresentati e va a posizionare il punto a fuoco nella parte iniziale, sfocando leggermente gli altri elementi più avanti o più indietro. Per ora in questo esercizio non utilizzeremo questa possibilità. Quindi camera off. Nell'environment, rispetto alla vecchia versione di V-Ray, noi stiamo lavorando con la versione V-Ray 1.5, non andiamo a settare nessun background né per le global illumination né per
l'intorno, quindi riflessi, eccetera. Guardiamo soltanto che siano selezionate le global light. Il sampler, quindi l'anti-aliasing, adaptive subdivision, minus 1, 2, questi dovrebbero essere gli standard da utilizzare per questo rendering di media-alta qualità. DMC sampler 0.85 0.01. Verificate di avere gli stessi valori. Color mapping. Io preferisco sinceramente l'Exponential rispetto al Reinhardt. Sono entrambi capaci di controllare le sovraesposizioni dei bianchi, portando il valore di moltiplicazione della luminosità a 0.8. Nell'output accendiamo Override Viewport, utilizziamo una risoluzione di 1024 massima e accendiamo il Get View Aspect, che cambierà ovviamente il valore nel lato corto, portandolo in rapporto a quello che è il nostro fotogramma. Quindi questo numero qui sarà diverso per tutti. Se io allargassi questa finestra, ovviamente quando vado a ridare Get View Aspect, questo valore cambia ancora. Arriviamo alla parte più interessante, Indirect Illumination. Il primo motore di rendering, sempre il Radiance Map, il secondo lo portiamo su Light Cache. Un po' più leggero del Brute Force, che in effetti è un po' troppo pesante per quello che a noi interessa. L'Ambient Occlusion è un'ottima possibilità data da V-Ray per risolvere i problemi di rendering quando abbiamo delle parti molto piccole, come in questo caso, queste scanalature all'interno della superficie principale. Quindi io utilizzerei l'Ambient Occlusion con i valori di default che trovate. È una novità del nuovo motore V-Ray 1.5. Bene, settiamo ora l'Irradiance Map, meno 3, meno 1, quindi lui farà 3 pre-pass di rendering, da meno 3 a meno 2 a meno 1. Light Cache, incominciamo con una suddivisione di 500, ottimale sarebbe 1000, ma si rischia anche di esagerare con la suddivisione dei sampling. Quindi 500 è già un valore che sembra abbastanza buono. Come verificarlo? Quando lanciate il render, lui starà costruendo all'inizio il Building Light Cache. Quando vedete che il valore è al 50%, la vostra immagine nella finestra di rendering dovrebbe essere già abbastanza chiara, diciamo un 50% tra il nero e il risultato finale. Se questo avviene, non serve aumentare questo valore. Altrimenti, se al 50% del Building Light Cache nel processo di renderizzazione vedete che il file, l'immagine, il frame è ancora molto molto scuro, allora vale la pena aumentarlo. Vediamo cos'altro cambiare. Ray Trace Threshold, questa è una nuova opzione di V-Ray 1.5 molto interessante e serve a eliminare l'effetto cosiddetto di splotching sugli oggetti, soprattutto di grande dimensione, settati con colori chiari, dove prima si formavano dei grandi spot un po' più grigi degli altri, una superficie come se fosse leggermente leopardata. Ecco, questo vi evita quel problema lì, andando quindi a campionare molto più approfonditamente rispetto a prima. Quindi accendiamo. Le caustiche non le utilizziamo perché riguardano soltanto la diffrazione della luce attraverso il vetro, noi non abbiamo oggetti di vetro. Default displacement non va cambiato dai valori che troverete in questa immagine, mentre lasceremo disattivato l'ultima finestra, quella che riguarda il Real Time Engine. Quindi non andiamo ad attivare il Real Time Engine, lo faremo in un altro esercizio. Bene, i settaggi di V-Ray sono a posto, chiudiamo questa finestra.
Ora ci rimangono i materiali e poi vedremo alla fine la luce. Io preferisco sempre mettere prima i materiali, perché la luce ovviamente è conseguente ai materiali. Se abbiamo dei materiali molto assorbenti, abbiamo bisogno di più luce, altrimenti il contrario. È chiaro che nel nostro rendering non andiamo a settare i materiali sulla luce, ma andiamo a settare sempre la luce sui materiali. Quindi da V-Ray accendiamo l'editor dei materiali e qui andiamo a selezionare alcuni materiali precaricati. Quindi tasto destro, carica materiali, andiamo a cercare nei materiali di V-Ray un legno per quanto riguarda la parte in legno della nostra matita, o possiamo scegliere, vediamo se abbiamo un faggio da qualche parte. Qui abbiamo un faggio che però è un faggio mosso, quindi a me serve un materiale un po' più... Comunque proviamo a mettere questo materiale qui. Bene? Faggio rosso. Vediamo selezioniamo il materiale, con l'update selezionato, lui ci fa già vedere qual è il nostro effetto. Vedete che l'oggetto è molto molto luminoso, molto riflettente, cosa che non è in una matita di questo genere. Quindi andiamo a prendere nel canale riflessione le highlight, le portiamo a 0,5, così come il valore di riflessione a 0,5. Andremo a vedere come andremo a cambiare il nostro effetto. Vedete che non c'è più la riflessione di prima. Molto più realistico per quanto riguarda i legni. Selezioniamo ora... Deselezioniamo prima il piano di fondo con il tasto ESC. No, scusate, qui sono andato a spegnere i nostri materiali. Vado a riaccendere un attimo i materiali di V-Ray. V-Ray, Material Editor, eccoci qui. Prima spegniamo la cartella materiali. Andiamo a deselezionare l'oggetto di fondo. Poi accendo i materiali. Selezioniamo ora soltanto per livello, quindi Select by Layer, selezioniamo il livello legno. Tutti gli oggetti di legno vengono selezionati. A quel punto, tasto destro, applica il materiale alla selezione. Quindi abbiamo applicato il legno su questo. Andiamo a selezionare un altro materiale, lo carichiamo dalla nostra libreria, andiamo nei metalli, metals, e cerchiamo un metallo dorato. Andiamo a vedere un color oro, gold, di default, gold, lo selezioniamo per vedere nella preview l'effetto. Questo potrebbe essere un colore ottimo per le nostre lettere. Andiamo di nuovo quindi a selezionare nel selettore per livelli, andiamo a selezionare letters. Ora però avevamo anche selezionato ancora il legno, quindi bisognerebbe da prima deselezionare tutto, il tasto ESC, e poi selezionare per livelli soltanto le nostre letters. Selezionate tutte le lettere, assegniamo a queste il materiale gold. Con tasto destro applica il materiale alla selezione. Bene. Ora andiamo a cercare i materiali per la grafite e la parte di verniciatura sull'esterno. Quindi tasto destro, carica materiali. Qui mettiamo dei materiali molto molto semplici, quindi andiamo sul diffuse, potremmo anche crearli direttamente, sinceramente. Perché? Perché sono materiali di base, quindi invece che andarli a importare, andiamo col tasto destro, crea materiali standard, materiali di default, grigio, a noi invece le nostre matite ci serviranno una rossa, bene. Questo lo andiamo a rinominare, rename material red, quindi questo abbiamo il rosso, poi lo andiamo a duplicare, duplicate material blue, rename material, lo chiamiamo blue,
Andiamo a cambiare il colore, ovviamente. Lo mettiamo sul blu. Bene. Poi duplichiamo di nuovo questo materiale. Lo rinominiamo. E qui lo chiamiamo giallo. No, scusate. Rename. No, ho sbagliato la lettera. Yellow. Ok. Andiamo anche qui a cambiare il colore del materiale, lo portiamo sul giallo. Anche qui andiamo a duplicare il materiale, rinominiamolo e questo lo facciamo rosa. Ovviamente andremo a cambiare il colore portandolo sul rosa. Bene, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi andiamo di nuovo a selezionare e a duplicare questo materiale. Oh, questo lo chiameremo, lo rinominiamo, lo facciamo verde e andiamo ovviamente a cambiare il nostro colore su un verde. Possiamo scegliere questo. Sì, il colore di default può essere buono anche questo. Bene. Bene, ora possiamo sceglierne ancora un altro. Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, facciamo l'ultimo, quindi duplica materiale. Questo lo rinominiamo, rename material, e lo chiamiamo arancio. Ok, cambiamo il colore, ovviamente. Andiamo sul orange, facciamo un orange un po' più chiaro, bene. Ora selezioniamo i nostri gruppi, il primo gruppo, questa la facciamo in blu, quindi applica il materiale alla selezione. Selezioniamo il secondo, lo facciamo orange, applica il materiale alla selezione. Vicino. Andiamo a selezionare quest'altro gruppo, lo facciamo green, applica il materiale alla selezione. Seleziono l'altro gruppo e questo lo faremo pink. Penultimo, qui ci rimane il giallo, applica il materiale alla selezione, questa superiore la voglio fare in rosso. Verifico nella vista renderizzata il tipo di colori che ho ottenuto, rosso, giallo, rosa, verde, arancio e blu. Il rosa non mi piace tanto, sinceramente. Allora andiamo sul rosa e andiamo ad editare il nostro colore realizzando ad esempio un marrone. Ovviamente avremo il live update qui e il live update nel nostro preview. Il materiale legno, come vedete, non mi piace perché ha questi elementi che dichiarano ovviamente la falsità del materiale. Quindi andiamo a eliminare questo legno. Remove material. Lui mi dice che è già applicato, però io lo elimino lo stesso. Andiamo a caricarne un altro. Carica materiali, vado a cercare i legni, wood, nella cartella legni andrò a cercare un altro materiale che non sia quello che abbiamo messo ora. Vediamo cosa si può utilizzare. Potremmo anche provare come un legno venato, no. No, vediamo che cosa ci offre il mercato. Qui non abbiamo molta possibilità di avere la preview. La preview si potrebbe avere soltanto andando ad aprire questo materiale
fuori dal programma, quindi aprire le varie cartelle e vedere le texture. Proviamo con un materiale rigato semplicissimo, può essere questo. Proviamo ad applicare il materiale ai... Prima dobbiamo levare nella riflessione, ovviamente anche qui mettiamo punto 5 e punto 5. Bene, highlight e reflections, in modo che nella live update vadano via quei riflessi. Sì, questo mi sembra un materiale molto più adeguato. Andiamo a scegliere quindi ora per livelli. Prima deselezioniamo il fondo col tasto ESC e poi andiamo a scegliere per livelli il livello legno. Tutti i legni sono selezionati e andiamo ad applicare il materiale alla selezione. Bene. I materiali li abbiamo messi, il legno è settato. Ora ci mancano, mi manca il materiale per il fondo, non vorrei lasciare quello di default, quindi riapriamo l'editor dei materiali, andiamo a caricare un ultimo materiale, carica materiali, e cerchiamo un materiale che sia o una plastica lucida bianca, oppure potremo anche prendere una bella porcellana bianca. Andiamo a cercare le porcellane, dove le abbiamo? Eccolo qui, la cartella per le porcellane, cerchiamo Porcelain White. Dobbiamo cercare il materiale, darà un po' sul grigio, io preferisco andarlo a settare un po' sui toni del giallo, leggermente un crema. Quindi invece di portarmi qui, ci si porterà da questa parte e andiamo su un colore più chiaro. Questo si fa perché V-Ray non supporta il bianco assoluto, quindi questi valori non possono essere mai 255, 255, 255, quindi la saturazione non deve essere mai al massimo. Questo può essere un buon colore per la porcellana di fondo, vediamo come va a cambiare. Bene, applichiamolo quindi al piano selezionato. Applica il materiale alla selezione, ovviamente qui nella vista renderizzata è molto grezza questa vista e quindi non dà l'idea esatta dei colori che andremo a realizzare. Bene, i colori sono selezionati, ora occupiamoci delle luci. Tasto ESC per deselezionare il fondo, torniamo alla vista Ghosted. Per andare a selezionare le luci, dall'editor di V-Ray andiamo a prendere Crea luci rettangolari. All'interno troveremo Create Dome Light. Lui ci crea una cupola di luce, di cui questo è il centro. Questa cupola di luce andrà settata nelle proprietà della luce. Andremo a usare una texture per la Dome Light. Andiamo a cercare Dome Texture. Dato che abbiamo soltanto il riflesso, non abbiamo nessun oggetto visibile in background, nelle bitmap andiamo a selezionare una bitmap qualsiasi, quindi potremmo anche mettere una HDRI che in realtà è una mirror ball come questa, a versus Living Day, l'andiamo ad applicare. L'unico settaggio da fare è quello di cambiare nelle UVW il environment. Bene, spherical si può lasciare anche se in realtà abbiamo una mirror ball. Ok, e poi per sì, vedete che in pratica già la nostra cupola copre i nostri oggetti, quindi non c'è bisogno di utilizzare lo spherical come opzione. Sempre nelle qualità della luce, un'altra innovazione data da V-Ray.5 è quella di aumentare il sampling, portandola a 32 per avere un'ottima risoluzione per quanto riguarda la luce. Bene, questo è tutto, potremmo ritornare alla nostra vista salvata, camera 1, e a questo punto siamo già in grado di lanciare il rendering. Vedete, siamo al 50% della parte di Building Light Cache e il fotogramma era già abbastanza chiaro. Ora lui sta costruendo il rendering, vediamo poi a che punto siamo.
andiamo a vedere in questa parte qui cosa succede, vedere se siamo soddisfatti degli effetti che abbiamo per quanto riguarda i riflessi. Vorrei schiarire leggermente tutto il rendering. Ora lasciamo agire il motore. Per schiarire leggermente il rendering andremo ad agire su questi due elementi. Il primo, il secondo, lo vedete, questo è un usa correzione di esposizione e io vado a correggere soltanto la luminosità. Questo cursore si può utilizzare da meno 40 a più 40. Io non vi consiglio di andare oltre questi valori perché rischiate sinceramente di avere una sovraesposizione dei bianchi e quindi delle bruciature che non giovano senz'altro al vostro rendering. Io sono andato con 30. Le luci sono abbastanza buone, non è settato in maniera accurata il legno, come vedete, quindi per avere il legno in una maniera più realistica andrebbero settate le texture nel materiale. Possiamo farlo, andiamo a spegnere questo rendering, andiamo a riaprire andiamo a selezionare per livelli. Quindi prima spegniamo la luce con ESC e poi andiamo a selezionare per livelli tutti il livello legno. Bene, questi sono gli oggetti di legno. Andiamo a vedere nelle proprietà la texture mapping. Texture mapping la possiamo andare a settare come box. Ora lui sta calcolando, first corner, mettiamolo qui, il secondo lo mettiamo qui e il terzo lo mettiamo qui. Bene, facciamo una cosa molto molto semplice. Confermiamo col tasto destro. Andiamo a vedere Show Mapping e ora proviamo già a fare un primo rendering. Io vorrei fare un rendering soltanto di una piccola parte, quindi prendo questo valore qui, mi porto qui, spengo la mia finestra e rilancio il rendering. Lo posso rilanciare da qui oppure dalla finestra di V-Ray. Facendo in questo modo io renderizzo soltanto questa parte qui, che è quella che mi interessa per vedere l'effetto del render. Per quanto riguarda i materiali, ora abbiamo il rendering al 100%. Sì, mi sembra già meglio rispetto a prima. Non posso ingrandire perché se ingrandisco questo particolare, vedete, vado a pixelare tutta l'immagine. Bene, questo mi può andare bene come settaggio del materiale. Vado a rendere invisibile il mio mapping, hide mapping, nelle proprietà. Ritorno nella vista selezionata, aumento quindi nelle opzioni di V-Ray, nell'output vado ad aumentare la risoluzione, la porto a 1600, get view aspect, ok. Nell'irradiance map posso andare a mettere il valore 0, così ho una risoluzione molto più alta in fase di renderizzazione. E lancio il rendering definitivo. La correzione della luce la mantengo a più 30. Ah, scusate, avevo ancora il rendering selezionato per una regione. Vado a deselezionare la regione di renderizzazione, vado a spegnere il mio rendering e lo rilancio. Posso chiudere ora questa finestra di correzione
l'ho già settato a 30, e questo è il mio rendering 100% dell'immagine che andrò a renderizzare. Ora non resta che attendere che il programma finisca l'elaborazione del rendering. Andiamo a selezionare con questa finestra la parte che vogliamo renderizzare per prima, che sarà questa parte qui, per verificare se il nostro legno ora è settato in maniera migliore rispetto a prima. Lui sta facendo ancora dei prepass. Se andiamo a verificare, siamo all'83% dell'ultimo prepass, quindi tra un po' dovrebbe iniziare il rendering finale. Portiamoci subito nelle parti che vogliamo, a cui vogliamo dare la precedenza, per verificare l'effetto del materiale che abbiamo cambiato. Ora il rendering, come vedete, procede in maniera un po' più lenta rispetto a prima, che abbiamo cambiato i settaggi. Abbiamo utilizzato ora un rendering molto molto più definito, abbiamo aumentato anche il numero dei pixel, quindi la risoluzione generale dell'immagine. Sono abbastanza soddisfatto del legno, non completamente, però per questo primo tutorial è uno dei primi esercizi, quindi possiamo anche essere soddisfatti di questo. Portiamoci nella parte finale per verificare come viene renderizzata la nostra parte scritta. I colori. Sì, volendo essere pignoli ovviamente si può sempre migliorare, cercate di non accontentarvi mai. Qui io suggerirei ad esempio di andare ad aumentare, quindi di assegnare un nuovo canale al materiale che abbiamo utilizzato per i colori, assegnando il canale della riflessione per rendere questi colori leggermente più brillanti. E vi assicuro che tutto il rendering ne guadagnerebbe. Però diciamo è già una prima renderizzazione di livello sufficiente. Nelle parti bianche dove non c'è riflessi ovviamente il software lavora in maniera molto più veloce, come vedete ci mette invece più tempo quando deve calcolare dei riflessi o quando deve andare a renderizzare delle parti con materiali. La velocità dipende molto dal vostro processore, dipende un po' da quanta RAM riuscite a dedicare al programma. Rhino 5 lavora per ora con 3 giga di RAM rispetto a Rhino 4 che lavorava con 2 giga soltanto. Questo sempre ovviamente lavorando con un sistema 64 bit e non a 32 bit. La scheda grafica, vi ricordo che ha una grande importanza nella modellazione, ma non nel rendering. Nel rendering è importante avere una buona CPU, quindi avere una buona RAM e poter dedicare al programma 3 giga interi senza avere nessuna possibilità che vengano destinate ad altri calcoli. Quindi avere a disposizione una buona RAM in modo tale da lasciare Rhino lavorare in maniera libera. Bene, il 100% del rendering è stato fatto, questa è l'immagine renderizzata finale, andiamo a salvare questa immagine
e alla prossima.